Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giulio di Muscoli a Vita. Ho deciso di fare un bel full day of eating perché è sempre richiestissimo e vanno molto bene sul canale. Inizio la giornata, mi sto bevendo qua, non so se vedete. Questo è un tè verde semplice semplice perché, come sapete, inizio col digiuno intermittente. Non c'è motivo che bevo un tè verde, non è che adesso è il tè dimagrante che brucio calorie, perché in realtà con questi tè che vi dicono che bruciate calorie, che alza il metabolismo, poi dovete andare a vedere veramente di quanto bruciate di più. In realtà sono 10-20 calorie nell'arco della giornata, che è letteralmente magari un o due piani di scale, quindi è proprio niente. Anche quando sentite dire che magari, sapete, dopo che fate esercizio fisico, dopo che fate HIIT, ci sta l'afterburn effect, ovvero che bruciate un sacco di calorie dopo l'esercizio. Ma quante sono queste veramente? Si chiama EPOC e la ricerca scientifica dimostra che sono magari sì 50-100 calorie massimo massimo, ma di solito più intorno alle 50 o anche meno nell'arco della giornata dopo un allenamento intenso oppure dopo il HIIT. Quindi veramente conta qualcosa? Alla fine 50-100 calorie sono pochissime, sono, che ne so, meno di una banana, sono una mela per dirvi. Quindi inizio col mio tè verde, non per motivi dimagranti, ma per motivi, a volte voglio il caffè, a volte mi faccio il tè verde, perché no, una variazione di tè. Digiuno intermittente per le prime 2-3 ore, così che conservo le mie calorie per il resto della giornata. Colpirò un totale di 2700 calorie, 150 grammi di proteine, carboidrati ancora non lo so, vedo un po' a feeling. Detto questo, non mi resta che dirvi di godervi il video. Spero che riuscite a prendere spunto da qualche pasto. Iniziamo. Sono passate 2-3 ore, giunta l'ora del primo pasto. Questi pasti che vi mostro sono nella mia giornata perfetta. Oggi non ho veramente niente da fare tranne che andare in palestra. Sono a casa, quindi posso cucinare tutti i pasti, quindi non sarebbe di solito così, soprattutto se sono all'università, ma lì vi farò vedere come mangio con dei panini magari fuori quando facciamo il full day of eating all'università. Ma adesso questo sarebbe proprio un full day of eating perfetto di quando sono a casa. Primo pasto sarà anche il pasto pre-workout che mi faccio, lo so, l'avete già visto. Questi sono i protein oats, ovvero fiocchi di avena. Penso di utilizzare 100 grammi di questi fiocchi di avena e ci aggiungo uno scoop, quindi 35 grammi di questo Impact Whey di My Protein. Questo è il gusto natural chocolate, veramente il mio preferito, buonissimo, vi consiglio di prenderlo col link di sotto, e ci serve solamente un po' d'acqua. Metteremo acqua nei fiocchi di avena, li mettiamo nel microonde per 1 minuto e poi mischieremo un pochino di proteine dentro il restante dell'acqua e ce l'aggiungiamo dopo. Yeah, this one right here goes out to all the babies' mamas, 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 baby mamas, mamas. Check this out right here. Ok, è l'ultimo passo, ci rovesciamo sopra queste proteine, ma è una roba squisita, ragazzi, è meglio di un dolce, veramente. Bowl of oats squisita, 100 grammi di avena e 35 grammi di Impact Whey. Questa è veramente una bomba. Volendo ci potete aggiungere dei mirtilli o della frutta congelata, quello che volete. Io però lo lascio così perché ho notato, provando in pratica con questo pre-workout, vado veramente fortissimo. Mi prendo questo, mi prendo il My Pre e l'allenamento va una bomba perché ci sono carboidrati e proteine, che è perfetto prendere più o meno 20-30 grammi di carboidrati e di proteina sia prima che dopo l'allenamento. Non devi prendere subito prima, magari un'oretta prima, anche entro 2 ore dopo. Non è che devi fare subito 10 minuti prima, 10 minuti dopo, quindi quello pazzesco, non vedo l'ora di mangiarmelo. Ah, e quasi mi dimenticavo, macro e calorie sullo schermo in questo momento. Ok ragazzi, 30 minuti prima di andare a farmi un allenamento ho digerito per bene quel pasto pre-workout. Quella è la cosa assurda degli oatmeal, li digerisci benissimo e se li mangi 30-45 minuti prima di entrare in palestra, veramente una bomba ragazzi. Adesso invece c'ho, boom, Monster Zero White, già lo sapete, zero calorie, in realtà ne ha tipo 10 o 15, ma su queste cose, soprattutto in bulk, non è un problema. E che altro? 150 ml di caffeina, un po' meno del pre-workout, però oggi l'allenamento sarà un po' così, appunto, dato la mandibola, appunto, la mascella e il dente del giudizio. Quindi oggi sto facendo veramente degli esercizi un po' solo per rientrare nel ritmo. Penso di fare un po' di spalle, un po' di gambe, un po' di addominali, queste cose qua. Quindi, Monster, mi mettiamo gli auricolari e andiamo a spaccare. Ah, e per tutti quelli che mi chiedono che musica ascolto, due musiche. Uno, Future House, non so se la conoscete, è una bomba. Se non la conoscete, vi consiglio di andarvi ad ascoltare Krunks. E due, musica commerciale, quindi vecchi beats commerciali. Metto la musica che ho nel mio iPhone che ho updatato 2 anni fa. Però funziona.
abbiamo appena finito quell'allenamento. Devo dire abbastanza tosto perché appunto la mascella, non ho mangiato, ho perso 3 kg, mi sono pesato 2 giorni fa, ero 72 kg rispetto ai 75 di solito, anche per questo devo tornare su quel bulk. Però è andato, devo dire, discretamente. Sono stanco subito già i primi 30 minuti, ma piano piano rientro nel mood. Quindi voglio che questo sia la lezione per tutti quelli che magari riprendono dopo l'estate. Ragazzi, non importa il punto di partenza, importa il punto di arrivo e tutto il percorso. Quindi andateci forte, mi raccomando. Niente, c'è una fama assurda, torniamo a casa, facciamo un bel post-workout shake. Allora, dello shake post workout ho preparato qua. Ho deciso di fare un po' di micronutrienti perché è importantissimo per la composizione corporea i macronutrienti, proteine, carbo, grassi, calorie. Ma per stare in salute e per la performance ottimizzata bisogna anche mangiare cibo salutare. Per questo motivo dico l'80% deve essere non processato e comunque ricco di micronutrienti, che sono vitamine e minerali. Quindi ho deciso di farmi uno shake, vi faccio vedere subito. Ci metterò, credo, un 100 grammi di questi frozen berries, che per 100 grammi hanno solo 50 calorie. E ci aggiungo anche un pochino di mango, 90 grammi, 56, faccio 100 grammi di mango, 200 grammi di questi frutti rossi, o ci aggiungo uno scoop di proteine, oppure ci avevo qua che ho comprato questi skyr, non so se ce li avete presenti, sono tipo yogurt greco, però hanno per ogni pot, questo è 100, quanti grammi è? 160 grammi, 17 grammi di proteine, ragazzi, in un coso così, questo è pure frutti rossi, anzi, quindi ci aggiungo uno di questi. Niente proteine, abbiamo detto, e ovviamente ci aggiungo anche un po' d'acqua, meschio tutto nello shake. Non dimenticate di dirvi, queste banane saranno andando male, quindi dai, aggiungiamoci pure una banana, dai. Eccola qua. E con questi prendiamo abbastanza micronutrienti. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas. Mamas, mamas. Baby mamas, mamas. Check this out right here. Eccoci, per cena invece ho deciso di cucinarmi. Questa è una rump steak che sembra veramente buonissima. Vediamo un attimino quanto pesa. Sono 320 grammi, me ne faccio metà, quindi in totale 160 grammi. Guardate che colore sta carne, pazzesca. La faccio proprio qua alla griglia. Già ho messo a riscaldare la cosa, ci ho messo anche un pochino di sale. Vi faccio in più 250 grammi di questi pomodorini che mi servono per i micronutrienti. E per verdura mi faccio anche una zucchina. Anche questa la metto qua grigliata, quindi farò carne e zucchina. Poi dopo ci sono i carboidrati. Yeah. Allora, eccoci qua con il nostro piattino. Ci abbiamo le zucchine, ci abbiamo la carne, i pomodorini e il couscous. Ci mettiamo un goccino di questa soia senza sale sul couscous, che ci aggiunge un bel po' di sapore. E poi invece ci aggiungiamo un pochino, un filo d'olio sulla carne. Eccoci così. Non è che lo conto precisamente, se fossi a dieta lo conterei, ma questo, diciamo, sono 10 mm di olio. E questo è l'ultima cena della giornata. Ragazzi, eccoci con l'ultimo pasto prima di andare a dormire. Mi dispiace per gli italiani, ma voi che mi seguite sapete come faccio io, che con l'ultimo pasto controllo tutti i macro e sono sicuro di colpire tutto. Quindi con questo piatto starò a 2007 calorie, 92 grammi di grasso, che come vi avevo accennato sono in aumento rispetto ai carboidrati. Mi sento meglio così, vado meglio in palestra, quindi sto testando questa nuova cosa e per ora mi sto trovando bene. Carboidrati 314 grammi, proteine 160 grammi. Ecco il piatto, guardate qua. Che bellezza, ci abbiamo qua 135 grammi di questa mozzarella italiana e ci ho tagliato e ci ho messo accanto una pesca. Lo so, combinazione strana, ma già mi conoscete. Ci abbiamo poi qua 2 fette di pane, sono 70 grammi, e ci ho aggiunto un bel 55 grammi di questa Nutella. Quindi questo sarà l'ultimo piatto della giornata, guardate veramente che bomba. E sì, da quello che vedete sto mangiando la Nutella e sto mangiando il pane, quindi carboidrati e grassi prima di andare a nanna vi fanno ingrassare? No, non ci sono assolutamente problemi, la cosa importante è colpire i macro nell'arco della giornata. E anzi, a volte in alcuni studi scientifici, se mangiate i carboidrati riuscite a dormire meglio durante la sera e quindi di conseguenza la performance il giorno dopo è migliore. Quindi non ci sono assolutamente problemi, però vi direi soprattutto concentrarvi a prendere proteine e carboidrati intorno all'allenamento. L'ultimo pasto fate come faccio io, se volete, state a casa e siete più o meno nella stessa mentalità, che provate a racchiudere tutti i numeri. Quindi sono stato praticamente 5 minuti inserendo le cose sull'applicazione, ho visto 55 grammi di questo, anzi no, 50, eccetera eccetera. Ultimo piatto, me lo godo e concludiamo qua il Food Everything. E volevo concludere qua questo video, vi ho fatto vedere tutti i miei pasti in questa giornata, ve l'ho detto, oggi era una giornata perfetta, se sto a casa, se posso cucinare tutti i pasti, se posso allenarmi all'orario che voglio, ovviamente all'università non sarà così, ma vi faccio vedere in uno dei prossimi Food Everything quando torniamo a Bath, come faccio anche lì.
e come modifico i pasti e come riesco a fare i pasti fuori di casa. La cosa più importante che volevo farvi capire è che i macronutrienti e le calorie controllano tutto, la frequenza dei pasti non importa, basta che state fra i 2 e i 6 pasti, includendo gli snack. Le proteine, conto anche le proteine da fonti secondarie, quindi il couscous, queste cose qui, ma provo a prendere 100 grammi di proteine da fonte primaria, che sia la carne, che sia i latticini, le uova, queste cose qua. Ultima cosa importante, ragazzi, tutto il resto che sentite praticamente su, che ne so, meal timing oppure meal frequency, o il fatto che alcuni cibi ti fanno ingrassare, queste cose qua non sono assolutamente vere. I carboidrati sono i carboidrati, anche gli zuccheri non mi impongo un limite di zuccheri, basta fare delle scelte salutari. E se ci sa un po' di zucchero va benissimo, comunque non è un problema, soprattutto per la gente che è già sana in questo momento. È stata dimostrata dalla ricerca scientifica che sia con una dieta di esclusivamente high glycemic index, quindi tanto zucchero rispetto a low sugar, non ha influito negativamente né sulla performance né sulla salute, questo se siete sani. Se invece siete un pochino magari sovrappeso, obesi o sottopeso, allora dovete stare un pochino più attenti, dovete essere sicuri di prendere un sacco di cibi da fonti ricche anche di micronutrienti, non solo di macro. Questo è tutto per il Food and Eating, io spero vi sia piaciuto, mi raccomando lasciateci un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e che ne so, datemi un'altra idea di video qua sotto nei commenti, mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate. Ci vediamo nel prossimo video.